Adesso secondo me, io la vedo così, Paolo può fare fino a Bologna adesso, no Paolo? Ormai, eh? Quanto hai dormito, Carlo? Tutta la notte, hanno detto, sei di cazzo, ho dormito tre ore. We go here, we go there, we go where we think we'll find it again. Until we see how it will never be free. Where tell me, where do we go with our broken hearts? We make gold. Take stands. We know our time is short. We make the best of what we bought. But tell me where to go. Nicola e Marco, una bella esperienza, voglio dire, alla fine. Cioè, ma bella tirata. Beh, anche perché cinque persone, no? Io me l'ero immaginato con cinque moto e invece non. Ma come è stata organizzata, Marco? Ma sai, la follia appunto di Michele, perché è lui che bisogna tirare in ballo in queste cose, no? Farle in cinque moto sarebbe stato bellissima, però praticamente impossibile in 72 ore. Concessionario di Padova che ci ha aiutato, che è Eurobike, che ci ha dato questa moto, che era una Norge 850. Una sì. Norge 850. Da lì Pirelli ci diede, come al solito, Pirelli ci diede le gomme e da lì partimmo con moto e macchina. Quindi avevamo una moto e una macchina che era un furgoncino adibito, avevamo italiano pure quello, italiano, specifichiamo, sì. Era un Fiat. Non sappiamo di chi era, però è italiano. Però sì, abbiamo tolto i sedili posteriori e quindi c'era la possibilità, o meglio, la terza fila di sedili, quindi c'era la possibilità di dormire per una persona o due persone, dormire per lungo e gli altri di stare in macchina. Perlomeno riposare. Perlomeno riposare. Sì, dormire una parola grossa. Sì, dormire è una parola grossa. In realtà cosa succedeva? Che c'erano tre che si dovevano, eravamo in cinque, tre si dovevano alternare alla guida della moto e due, che eravamo io e Nicola, dovevamo alternarci alla guida della macchina e lui le riprese e io le foto. Quindi in realtà poi ci hanno. Poi alla fine abbiamo suddiviso. Sì, no, è stato parecchio dura. È stato tosto. Quali sono le difficoltà che avete trovato, diciamo,
prima di tutto nella stesura del tracciato e poi durante il percorso? Beh, la prima cosa è che il tracciato, pur partendo da Padova, che si trova nel nord-est, dovevamo andare subito a est per poi fare il giro invece verso l'ovest. Quindi comunque c'era una prima notte che non eravamo sicuri di dove saremmo riusciti ad arrivare. E poi la difficoltà sicuramente è dovuta alla stanchezza. Sì, mi sembra di aver visto qualcuno che ha avuto qualche problema con colpi di sonno particolari. Successo. Fortuna che l'hai visto, se non lo vedi. E che possiamo raccontarlo. Esatto. Come è stata questa cosa? È stata la seconda notte, perché la prima notte, devo dire, noi siamo partiti alle 7 da Padova, grosso modo, siamo andati, come diceva Nicola, a est, quindi siamo arrivati a Sacile, poi da lì siamo andati in Piemonte. Dal Piemonte siamo passati alla Liguria ed è arrivata mattina. Quindi diciamo che la prima notte, Trentino, insomma abbiamo passato le varie cose, no? La prima notte è stata duretta. Ma sì, ma con l'adrenalina, sai, con la voglia di fare, poi sei sommato, appena partito, sì, resisti. Non è stata pesantissima. Il giorno che veniva, incominciava ad avere le palpebre un po' più pesanti, però anche lì il giorno comunque è andato. Sì, con la luce, insomma, poi sai, tipo di giorno che l'ora cerchi più brutta sia quella delle 6 del mattino. Cioè. Sì, noi siamo arrivati a Caserta alle 10 di sera. Alle 10 di sera abbiamo Macenise, abbiamo approfittato per vedere una festa che c'era in corso in un paese a Macenise, Macenise. In un paese, abbiamo perso un'ora lì, ancora eravamo svegli. E poi la Salerno-Reggio Calabria che ci doveva portare a prendere il traghetto. Che non è proprio raccomandabile farla già di notte, poi figuriamoci dopo 2 giorni di guida, insomma. Senza dormire. No, e guidavo io fino a un tratto della Salerno-Reggio, quando mi sono accorto che non riuscivo neanche con le bevande energetiche o col caffè a tenere le palpebre aperte. E quindi Marco, che aveva cercato di riposare un po', mi ha sostituito la guida. E invece Marco, com'era? È andata bene fino alle 6 di mattina, più o meno. Mancavano 10 chilometri al traghetto. Dove si prende il traghetto, che adesso non mi ricordo. A Reggio, sì, bravo. Ed eravamo sulla costiera, proprio si vedeva il mare, scenario bellissimo, perché eri a mezza costa che vedevi giù 100 metri più sotto il mare. È solo che le prime luci sono sempre quelle che ti danno un attimo di difficoltà. Insomma, io ti dico quello che ho visto io. Quello che ha visto Paolo, che era dietro in moto, ma che anche lui non riusciva a fare niente, perché sostanzialmente io mi rendevo conto che mi stavo avvicinando a quello che è il muretto e il guardrail di destra. Però era un coma vigile, cioè io mi rendevo conto che mi stavo avvicinando, ma non riuscivo a fare niente. Drammatico. Sì, cioè proprio non era la cosa più normale, perché c'avevo la palpebra che si abbassava e finché a un certo punto me ne sono reso conto di botto e da lì ho sterzato. Paolo mi ha detto poi da dietro, dice, io avevo già visto, loro che dormivano non si sono accorti di niente, ma Paolo che era in moto dietro a me ha detto, io ti ho visto che ormai eri praticamente attaccata al muretto, perché non so neanche come tu non abbia fatto a prenderlo, non lo so neanch'io, però neanche lui, gli ho detto, ma scusa, suona, accelera, sorpassa, fa qualcosa, no? Dice, non riusciva a fare niente. Tutti e due eravamo... Questo per dire quanto è pericoloso. Lui anche dal freddo un pochettino, perché in moto alle 6 di mattina dopo 2 giorni, la stanchezza, senti molto di più il freddo, per cui probabilmente pur essendo coperti, lui era anche un po' più impacciato per quello e io ero addormentato. In che periodo l'avete fatto? Settembre. Settembre. Con delle temperature anche abbastanza interessanti. Infatti sì. La mattina arrivati a Messina c'era da fare un bagno, che era la cosa. Ci siamo scagliati sulle brioche, però sarebbe stato da fare un bagno. Che era ma perché lì come approvvigionamento l'avevate? Avevamo caricato sul furgone. Quindi, corso d'opera. Liberi in tutto, voglio dire. Come sì, liberi, autonomi. Il bagno ogni tanto si andava. Ce lo dovevamo fermare. Cioè, vabbè, cioè, su questi particolari è meglio magari non scendere, però uno si domanda, 72 ore mangiano in macchina, ovviamente. Pannoloni, no. Vabbè, no. Lasciamo perdere, non entriamo come quando, se non si, quando ci si fermava per far benzina si faceva anche dell'altro, ecco. Insomma è così, ragazzi, intanto vi ringrazio, ci vediamo poi per la prossima settimana, così raccontiamo la seconda parte del viaggio, come no.